Sindaco Gori, tra gli argomenti di questi giorni caldi l'immigrazione e l'accoglienza dei profughi. Lei è stato tra i primi nel suo comune a cercare di coinvolgere i profughi in un lavoro anche da volontari. Com'è andata? È andata abbastanza bene, perché oggi sono più di 200 i richiedenti asilo coinvolti in attività di volontariato, di formazione. Però va detto anche che questo sforzo che noi stiamo producendo e che è sulle spalle in gran parte di Caritas per quello che riguarda il nostro territorio ha poco senso se poi l'80% di questi richiedenti asilo si vedono rifiutare la loro istanza, perché a quel punto vengono messi fuori dal circuito di accoglienza, qualunque tipo di sperimentazione viene interrotta, non hanno più un euro, una casa e non hanno documenti per trovare lavoro. Quindi è un lavoro che rischia di essere senza un risultato se non si rivedono in qualche modo i criteri con cui noi oggi assegniamo la patente di protezione, i diritti di soggiorno alle persone che arrivano in Italia. Trovo che il disinteresse con cui si arriva a quel risultato, cioè ad una bocciatura che lascia al loro destino queste persone, sia un problema molto serio. Ma se sono bocciate le loro richieste è perché magari non sono considerati magari profughi, ma che non hanno diritto, insomma, che non vengono da paesi in guerra? Assolutamente sì, ma il fatto che non siano profughi richiederebbe un comportamento coerente da parte del nostro paese, cioè dovrebbe dare seguito al rimpatrio che la legge prevede. In realtà non viene fatto quasi nessun rimpatrio, non per cattiva volontà, ma perché le difficoltà ad eseguire i rimpatri sono enormi, a partire dalla mancanza di accordi bilaterali con i paesi di provenienza, che sono il primo elemento per poterlo fare. Poi ci sono lungaggini, difficoltà burocratiche, costi, eccetera, eccetera. Il risultato è che i rimpatri non vengono eseguiti. Quindi abbiamo la bocciatura delle istanze di protezione per molte di queste persone, e però non c'è esito conseguente, quindi vengono poi lasciati a spasso per l'Italia. Dove vanno? Vanno nelle città, stanno vicino alle stazioni, vivono di espedienti. Io credo che non sia un buon modo. Senta, lei per il sì al referendum costituzionale, però chi è per il no, e anche alcuni tra nel Partito Democratico, sostiene che uno delle criticità è quello che limiterebbe proprio il potere delle amministrazioni locali. Lei come risponde? Le competenze soprattutto, che si vanno a togliere delle competenze ai territori. Ma per quello che riguarda la revisione del titolo quinto, il referendum di fatto recepisce tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale che dal 2001 ad oggi è stata costantemente impegnata a dirimere conflitti tra Stato e Regioni, proprio perché la Costituzione aveva una zona grigia di competenze condivise e non si capiva chi dovesse fare le cose. Quindi abbiamo fatto decidere i giudici, a questo punto la legge chiarisce in modo definitivo quali siano le competenze degli uni e degli altri. A me sembra un elemento di semplificazione che non esclude affatto la possibilità che le regioni ben amministrate, che hanno i conti in ordine, guadagnino spazi invece di maggiore autonomia attraverso la previsione dell'articolo 116, su cui diverse regioni stanno lavorando, alcune in modo molto concreto, penso all'Emilia-Romagna, altre facendo un po' di fumo, come la regione Lombardia, che ancora evoca un referendum solo per chiedere ai lombardi se si deve o non si deve avviare una trattativa col governo. Ci sono già oggi le condizioni per trattare col governo per dare maggiore autonomia alla Lombardia, anche, anzi a maggior ragione, nel momento in cui la Costituzione dovesse sottrarne alcune alla generalità delle regioni. Senta, un'ultima domanda: in vista delle regionali il PD sta già riflettendo sui possibili candidati alla presidenza della regione, e nella rosa dei nomi c'è anche il suo. Il PD non sta riflettendo sui candidati, non mi sembra che sia un tema all'ordine del giorno, tant'è che ancora oggi il segretario Alfieri, nel dettare un po' i tempi del lavoro di avvicinamento alla scadenza 2018, ha posto giustamente, secondo me, in coda a valle di un ragionamento invece di un lavoro sul programma, la scelta del candidato. Lo fanno un po' i giornali, che si divertono su questa cosa, ma il conto è appunto l'inevitabile gossip giornalistico, e un conto è invece il lavoro di un partito che certamente arriverà prima della volta scorsa di decidere il suo candidato. Umberto Ambrosoli
venne selezionato attraverso primarie a 70 giorni dal voto, quindi un po' tardi obiettivamente. In questo caso secondo me ci arriveremo prima, dopo l'estate probabilmente, ma certo non prima di quella data. E se dovesse essere, diciamo, tra i possibili candidati, che tipo di programma vorrebbe per il PD, soprattutto per sfidare il centrodestra? Io sono un militante del Partito Democratico, un amministratore, e continuo a fare il sindaco, quindi da sindaco ho ben chiaro che cosa serve alla Lombardia. Diciamo, allora ragioniamo così, in astratto, il candidato o comunque che programma serve il PD per sfidare il centrodestra? Il programma arriverà, come abbiamo detto anche questa mattina, a valle di un lavoro molto ampio che auspico coinvolgere i territori non soltanto delle città capoluogo ma anche dei centri più piccoli, che sono quelli in cui noi abbiamo perso tre anni fa, perché Maroni è in carica da tre anni. E quindi non ha senso che io lo anticipi oggi. Ho chiaro alcune priorità, una è quella di cui abbiamo parlato, cioè il tema dell'immigrazione. Credo che la Lombardia colpevolmente si sia sottratta alla sua responsabilità anche di indicazione al governo di un modello più efficiente di accoglienza dei richiedenti asilo. Uno è il tema della sanità, la riforma che Maroni ha voluto fa acqua da tutte le parti, e come abbiamo visto non si può neanche dire che fa acqua, perché si rischia il posto di lavoro. E ancora penso che sul tema dell'autonomia, mentre la giunta Maroni ha fatto appunto molta scena ma non ha portato a casa nulla, sia necessario essere concreti, aprire la trattativa col governo e guadagnare alla Lombardia spazi di governo autonomo in base a questo principio di federalismo differenziato.